Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Sabato 20 luglio 2024, San Elia Profeta, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Attivato per la stagione estiva in corso, il servizio comunale di assistenza, salvataggio dei bagnanti e di primo soccorso a terra. Sulle spiagge di Costa Merlata, quella adiacente alla Darsena, e nelle due spiagge al pilone adiacenti alla Torre San Leonardo. Durante il Consiglio Comunale di ieri, maggioranza e minoranza hanno fatto sapere che si adopereranno per ripristinare il servizio di soccorso emergenza e assistenza sanitaria lungo le spiagge del litorale ostunese. La Villa Comunale questa sera alle 21 ospiterà il concerto La Notte delle Stelle del nostro concittadino Fernando Parisi, una serata che farà rivivere i successi musicali dagli anni 60 agli anni 80. Quest'oggi alle 19.30, in memoria dell'ostunese Laura Pugliese, donna tenace, altruista e combattiva, venuta a mancare prematuramente a soli 40 anni, viene inaugurata un'area giochi e intrattenimento per bambini e anziani in piazza Allegretti, zona 167. Per onorare la sua memoria è nata anche ad Ostuni l'associazione di volontariato La Guerriera dalle Mille Vite. Oggi e domani sono i giorni culmine dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine a cura della parrocchia Santa Maria Vergine del Monte Carmelo nelle contrade Galante, Pascarosa, Cavallerizza, Chiobbica e Mezzoprete. Oggi alle 18 traslazione dell'immagine da contrada San Salvatore verso contrada Pascarosa e alle 19.30 solenne celebrazione presieduta da Monsignor Giovanni Intini in contrada Pascarosa. Ieri è stato convocato in sessione straordinaria il Consiglio Comunale di Ostuni. 7 i punti all'ordine del giorno discussi, tra questi l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti, per le quali non vi sarà nessun aumento rispetto al 2023. Un consiglio comunale dove tra le varie interrogazioni si è affrontato anche l'argomento costi per il settore turismo nella stagione corrente. Il servizio, con le parole del vice sindaco Giuseppe Tanzarella, dell'assessore Antonio Zurlo e Nichi Maffei e per la minoranza i consiglieri Giuseppe Bagnulo, Gianni Spennati e Guglielmo Cavallo. Abbiamo posto in essere una manovra di bilancio attraverso la quale abbiamo utilizzato la tassa di soggiorno per coprire gli aumenti che quest'anno il piano economico finanziario del servizio di igiene urbana aveva riscontrato. Siamo riusciti a raggiungere appunto la somma di 800.000 euro, 650.000 euro tassa di soggiorno, 150.000 euro riscosso dell'evasione Tari, riuscendo ad evitare qualsiasi aumento della Tari per i cittadini ostunesi in un contesto pugliese che vede invece gli altri comuni registrare un aumento medio del 10%. Quindi questa azione che abbiamo posto in essere, questa scelta è una scelta di equità sociale che garantisce alla nostra cittadinanza, in un periodo storico complicato in cui i costi non fanno altro che aumentare, di mantenere invariata la pressione tributaria e fiscale nel nostro comune. Abbiamo preso atto del mancato aumento della Tari, però farla passare come un grande successo dell'amministrazione ci è sembrato un tantino esagerato, una sorta di propaganda. In realtà è trattato di coprire le esigenze della Tari con i soldi derivanti dalla tassa di soggiorno, una manovra che è resa possibile solo grazie alla legge di bilancio del governo nazionale, quindi si tratta solo di un artificio contabile, altrimenti avremmo trovato un grandissimo aumento della Tari perché il governo regionale ancora non è in grado di chiudere il ciclo dei rifiuti. Apprezziamo invece molto positivamente il fatto che già l'amministrazione si sia adoperata per ripristinare immediatamente quello che è il servizio di emergenza territoriale sulla Litoranea, perché è impensabile nel 2024 in un paese, una città come Ostuni che triplica gli abitanti, essere sprovvisti di assistenza sanitaria, soprattutto in caso di arresto cardiaco sulla costa, è una cosa improponibile. Quindi ringraziamo comunque l'amministrazione per essersi già adoperata rispetto al nostro ordine del giorno e speriamo che venga attuato il prima possibile da parte dell'ASL questo provvedimento. Esprimo tutta la nostra soddisfazione per essere riusciti a neutralizzare
gli effetti del forte aumento che c'è stato nel PEF 2024 recentemente approvato dalla RIRA, che si girava intorno al 10%, riuscendo a mantenere sostanzialmente invariate le tariffe e il ruolo TARI, quindi ciò che andiamo a chiedere ai cittadini. Speriamo di continuare in questo modo. Ciò ci è stato reso possibile anche da un bilancio che ce lo permetteva, e quindi la mia soddisfazione da questo punto di vista è ancora maggiore. È stato un consiglio comunale che ha visto l'opposizione agguerrita su molti temi. In particolare abbiamo evidenziato alcune esagerazioni nell'autoattribuirsi successi dell'amministrazione sul campo della tassazione della TARI. È stata anche l'occasione per rimarcare l'eccesso di spese che soprattutto il settore del turismo ha compiuto in questi tempi e soprattutto quest'estate. E ho annunciato già di aver depositato un ordine del giorno che chiede la sospensione della vendita delle ex scuole rurali. Riteniamo che debbano essere valorizzate, che possano essere al centro di un progetto che faccia crescere le contrade con percorsi ciclabili e che favoriscano il turismo lento e la mobilità sostenibile. La spesa per il turismo, al di là di quello che possono dire le opposizioni, è una spesa assolutamente congrua, che si attesta attorno al 2% del bilancio, della spesa corrente complessiva presente nel bilancio 2024, che ammonta a 37 milioni di euro circa. Quindi noi riteniamo che il turismo sia il settore cardine economico della città e che quindi richieda anche un investimento di parte pubblica importante, che naturalmente non si deve indirizzare unicamente verso gli eventi, ma si deve indirizzare verso una serie di interventi articolati, quali ad esempio il potenziamento dell'infopoint, un potenziamento dei trasporti con le marine, un'ulteriore intensificazione dei collegamenti con la stazione. Abbiamo scelto di sostenere la realizzazione di un importante festival musicale che vedrà ben 6 concerti di artisti di grandissima qualità, in primis Toto, unica data del meridione. Noi siamo presenti nei grandi circuiti della musica, intendiamo essere presenti e sviluppare questo segmento che è un segmento che anche dal punto di vista economico ha dei grandissimi ritorni per il territorio. Inizia la rassegna degli eventi estivi e culturali presso il Teatro La Luna nel Pozzo ad Ostuni. Tante le iniziative in programma fino al prossimo 4 agosto. Oggi si tiene la tradizionale festa della Luna Piena con teatro, clown, musica, danza e buon cibo sotto il cielo stellato, dal tramonto all'alba. Gli appuntamenti inizieranno dalle ore 18:30 e proseguiranno ogni ora. Info e prenotazioni allo 0831 33 03 56. Questa sera alle 21 nel Chiostro San Francesco, presentazione del libro Generazione Alternativa 1991-1995 di Luca De Gennaro. Dialoga con l'autore Emanuele Barbati, evento a cura di Un'emozione chiamata libro. Per il secondo anno Ostuni ospita i corsi estivi di canto e masterclass dal titolo Canto Ostuni. Iniziativa fortemente voluta da Don Piero Suma e dalla soprano Angela Scindeli. 3 gli eventi in programma per questa estate. Il primo si svolge oggi alle 10:30 nella chiesa di San Francesco da Paola in via Giosuè Pinto 52 a cura della cooperativa OSA in collaborazione con l'Arcidiocesi di Brindisi Ostuni e il Comune di Ostuni. Intanto sono iniziate le lezioni per approfondire la tecnica vocale e la capacità di percepire il proprio corpo come strumento musicale. Le parole della soprano Angela Scindeli. Grazie per ospitarci qui nella bellissima Ostuni con questa bella iniziativa che ha preso già vita l'anno scorso. Canto Ostuni, corsi estivi di canto e corporalità, diciamo, movimento. C'è la seconda edizione, siamo molto commossi di quello che succede. C'è tanto entusiasmo da parte di me e dei miei studenti, dei partecipanti. E vogliamo ringraziare prima di tutto a Don Piero, che è stato al cuore di questa iniziativa e che mi
ha aiutato assai di fare questo evento e siamo fortunati di avere adesso la seconda edizione. Ringrazio tutti gli altri che ci sono stati accanto per realizzare i nostri eventi. Voglio ringraziare particolarmente a Don Maurizio, a Don Franco che ci ha ospitato qui, la signora Colizzi e la signora Andriola che sono state sempre con noi per facilitarci questi eventi. Parlando degli eventi, saranno tre. Domani il primo, c'è un matinè alle ore 10:30 alla chiesa San Francesco da Paola. Il secondo sarà domenica sera nella chiesa di San Francesco alle ore 20 e l'ultimo sarà il 24 al museo di Ostuni nella chiesa delle Monacelle alle ore 19. Dunque vi aspettiamo e vi ringraziamo. E da questa bella iniziativa con Don Piero è nata un'altra cosa bella, diciamo che qualche dei suoi aforismi sono messi su qualche mie foto. Spero che sarà una bella mostra che rimarrà qui ad Ostuni, perché Ostuni ci collega, Ostuni ci accoglie, Ostuni ci vuole bene e noi vogliamo bene ad Ostuni. Melissa Parmenter, pianista, compositrice e produttrice cinematografica, sarà protagonista di un incantevole concerto al tramonto questa sera alle 19 nel bosco didattico di Lama Coppa Piccola ad Ostuni per una felice simbiosi tra musica e natura. Manifestazione organizzata dall'Associazione La Ghironda con la collaborazione di Marangi Strumenti Musicali e il sostegno del Ministero della Cultura e Regione Puglia. Nel pomeriggio alle 19:30 presso House of Lucy in Corso Garibaldi ad Ostuni, in occasione della mostra di Giampaolo Barbieri, tour guidato per scoprire e conoscere uno dei più grandi maestri della fotografia internazionale. Primo turno a partire dalle 19:30, secondo turno a partire dalle 20:30. Info e prenotazioni al 351-346-3642. Ostuni to Live 2024, vivi la città con visite guidate, escursioni in bicicletta e degustazioni di prodotti gastronomici del territorio. Oggi alle 18 in programma visite guidate presso il Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale. L'attività è gratuita. Info allo 0831 198 24 71. Si è spenta la maestra Vita Parlante. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 9:30 nella parrocchia di San Luigi Gonzaga. Presso la RSA di Villa Valente è venuta a mancare all'età di 87 anni Cosima Palmisano, vedova Leuci. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 17:30 nella parrocchia della Santissima Annunziata. Sentite condoglianze alle rispettive famiglie. La farmacia De Nitto effettua quest'oggi il servizio pomeridiano e notturno a Villanova Marina di Ostuni, aperta tutti i giorni la farmacia Santoro. Meteo, tempo stabile e assolato, temperature oltre i 39 gradi, alto tasso di umidità, venti di scirocco, mare mosso. Citazione odierna. Come sono strane le persone. Quando si tratta di te, guardano anche le virgole. Quando si tratta di loro, nemmeno i punti. Sereno sabato.